Sarà Matteo Marchetti della sezione di Ostia Lido a dirigere Perugia-Pisa. I biancorossi vantano un solo precedente con il fischietto laziale, la vittoria per 3-0 a Cremona nel settembre 2021. A coriovarlo saranno gli assistenti Giuseppe Di Giacinto di Teramo e Alex Cavallina di Parma. Quarto ufficiale sarà invece Dario Di Francesco della sezione di Ostia Lido, al VAR c'è Antonio Giua di Olbia. Avar Giacomo Paganessi di Bergamo, ma conosciamo meglio chi è l'arbitro della gara? Matteo Marchetti il fiore rocchiello della piccola sezione arbitrale di Ostia Lido che da anni recluta sul litorale romano giovani fischietti capaci di approdare nelle categorie più prestigiose del calcio italiano. Il primo ad agguantare la Serie A è stato Riccardo Tozzi, direttore di gara in massima serie dal 2005 al 2013. Adesso la storia si ripete con Matteo Marchetti, giacchetta nera tra i più promettenti dell'intero panorama nazionale. La carriera dell'arbitro Matteo Marchetti, Ed classe 1989, Marchetti è stato protagonista di una carriera rapidissima che lo ha portato in poco più di un decennio dalle categorie regionali fino a quella più importante. Nel 2010 era in Eccellenza, un anno dopo è entrato a far parte della Commissione Arbitri Interregionale. Dopo tre anni di Serie D è stato promosso in Lega Pro. Quindi, nel 2020, è entrato a far parte in pianta stabile dell'organico per la Serie B e un anno dopo di quello per la Serie A, in cui ha esordito ufficialmente il 20 febbraio 2021 in occasione di Genova-Verona a Marassi, chiusa con sul risultato di 2 a 2. Il mestiere fa l'arbitro Marchetti. Oltre alla passione per le direzioni di gara, Marchetti non ha trascurato gli studi. È infatti laureato in giurisprudenza. Impossibile che gli sfuggano questioni normative o aspetti del regolamento. Insomma, è un arbitro più che preparato sotto questo aspetto. Stile e caratteristiche dell'arbitro Marchetti. I colleghi della sezione di Ostia lo considerano un freddo, un arbitro dalla tempra glaciale capace di dirigere in serenità in ogni condizione, anche nei campi più infuocati. Tra le caratteristiche delle sue direzioni ci sono il fatto che concede a pochi rigori e che non abbia il cartellino facile. Non è un arbitro severo, dunque, ma più che altro ama il dialogo con i giocatori in campo, aspetto condiviso peraltro con altri giovani fischietti della Nouvelle Vogue arbitrale. Poche le polemiche salienti in cui è incappato nel corso della carriera. Da fonte Virgilio Sport, questo è l'arbitro Matteo Marchetti della gara Perugia-Pisa.